Allora, andiamo a controllare un attimo. YouTube ha finito? Sì, perfetto. Questa pagina la dobbiamo lasciare aperta perché si sta lavorando per voi, signori miei, per voi. Devo cambiare un attimo una cosa. The Last of Us, ma Remastered, fine. Tac, andiamo a fare le condivisioni della live. Copia link, condividi. Mi è partito un occhio. Allora, andiamo pure su Instagram a fare la nostra condivisione. Fotoscamera. Ok, direi di premere sul conto. Fuggi dalla città. Ok. Vediamole. Devi prendere l'acqua Seguitemi. per tenere l'acqua vicino. Ma io Scusa per la storia dell'arma. non vado. Neanche un po' di Non preavviso. preoccuparti, anch'io avrei Ok, fatto la stessa vero, cosa. eravamo arrivati qui e avevamo incontrato Henry e Bradford. Sam e ora dobbiamo andare via dalla città insieme a Henry e Sam. Fatemi Sì, ce ne siamo andati perché l'esercito ha abbandonato l'area. ispezionare Riesci a qualsiasi sapere cosa perché? perché qua mi sa tanto che io sono messo abbastanza di merda. Infatti ora mi faccio un bel medikit. E per il resto un'altra bomba, perché no? Prima o poi le userò. Facciamo pure una bomba fumogena. Facciamo tutto quello che riusciamo a fare. Così mi libero l'inventario. Non curiamoci perché tanto speriamo di trovare tutto quanto. Solo 4 colpi per questa. Ok. Va bene. Cos'era? Molto potenziate, e però tu non mi spieghi come farle, quindi. Nei dispositivi incendiari. C'è le bombe. Vabbè. Allora, qua era pieno di rottami. Parti, scusatemi. Viene automatico chiamarli rottami da Days Gone. Ok. Non c'è altro? Casa un po' povera. Benji Melody. Facciamo attenzione, siamo vicini a uno dei loro posti di guardia. Quanto prendo un attimo di confidenza Solo di tu nuovo e con i tua comandi figlia. che. Non è mio padre, siamo più, come dire. Ho promesso che mi sarei preso cura di lei. Beh, è una bella cosa. Grazie. C'è niente qua? Ah, si apre. Ah no, fa finta. Ah, che palle. Vabbè, dai. Ci siamo. Bene. Visto, è servito. Mi incazzavo se fosse stato vuoto. Ok. Qua. Perfetto. Colpi per la pistola, alleluia. Ricarichiamo. Qua niente. Di qua. Cosa avete da offrire? Un Ellie, fumetto? ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. Ci mancava solo che si mettesse a leggerlo ora. Ok. Qua. Niente che posso raccogliere. Ok, a posto, dai. 25 parti, ma coglioni. Colpi per il fucile. Minchia, come faccio a essere pieno con solo 7 colpi? In culo. Vabbè, peccato.
Sì. No. 60 ne ho. Salute massima si aumenta con 100. Scillazione arma. Vediamo un po' se è veramente migliorata la cosa. Un po'. Andiamo, andiamo. C'è qua il mio piccolo amico Arnold. Che cazzo fai? Aspettate, fate Vabbè. silenzio. Via dalle finestre. Cazzo di camion, ci talluna da quando siamo arrivati in questo. Sam, che cosa fai? Niente, lascialo lì. Il mio zaino è praticamente vuoto. La regola sulle cose da prendere. Non pesa niente. La regola. Dai, Qual poverazzo. è? Prendiamo solo il necessario. Esatto. Ora andiamo. Quanto è lontano questo posto? Per un giochino del Siamo quasi. cazzo. Manca poco. Ma io lo posso manco prendere io. Prendilo tu, Ellie. L'ha preso? Ecco, a terra non c'è, quindi mi sa di sì. Bravissimo. Ah! Ma questo? Gioco da tavolo di Jak and Daxter? Davvero? Bellissimo. Lo voglio. Uncharted. Gioco da tavolo, c'è altro? Che è sto coso? The Turning. Questo non ho idea di cosa sia, ma quella sembra Ellie. Uncharted, Uncharted. Non lo sapevo sta cazzata. C'è niente. Non penso che ci siano delle armi in un gioco, in un negozio di giocattoli, in effetti, quindi. Posso anche evitare di perdere del tempo. Bambino, fammi passare. Perché ci sono le coperture qua? A chi dobbiamo sparare? Infatti. Cos'hai trovato? Vedi, Capitano. voltateci le spalle. Chiunque ci fosse quassù se n'è andato da un bel po'. Sam, Dove sono gli resta con altri? lei. Volevano fare un altro giro. Controlliamo se c'è altro. Va bene, da un'occhiata laggiù. Io controllo questa zona. Io vado di qua. Quanti sono? Vado a vedere là. Sono solo tre? A posto, non se ne sono accorti. No, se ne accorge, cioè se sbaglio se ne accorge da morire, so cazzi. Dove vai, ciccio? Sta buono, sai? Dov'è l'altro? Minchia, qua. Sono cagato che mi stava scammando quell'altro. No. Ah, ma la Vedi? freccia li one shotta L'abbiamo fatta. indipendentemente da dove li Non male, prendo a loro. veterano. Scusami, però vorrei anche recuperare le frecce. Ciccio. Avanti. Saliamo sul camion. Niente. Tanto ti calmi, questa si è rotta. Perché saliamo sul camion? Ah, quel camion. Lui massimo esperto, la guida turistica. Ah, loro sanno di noi. O no? O si sono appostati tanto per. Non credo. Ah, ma posso cambiare. Ma che storia, non lo sapevo io. Come dovevo saperlo? Non mi ha detto nessuno.
Questa pure è rotta. Questa pure. Sono fatte in polistirolo ste frecce, eh. Da questa parte. Ed è sicuro? La suite 3000? Io sono l'unico ad avere la chiave, amico. E dove l'hai presa? Ne ho ammazzato uno. Tanto non gli serviva. Tutti di qua. Che bellino il cane. Oh, ma questo? È qui dietro. Sembrava. Allora, quanti anni hai? Io, 14. E tu invece? Lo stesso. Hai 14 anni, piccolo. Eh? Ah, ecco. Quasi. Certo. Davvero? Sembra più piccolo, eh. Vediamo se c'è qualcosa di... Sì, sì, aspetta, come ti chiami, Harry? Vedi, queste mica posso lasciarle qua. Passa un malintenzionato e le prende? Che fai? No, 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 meglio portarle. Come cazzo si corre? Andiamo. Benvenuti nel mio ufficio. Da quanto tempo siete chiusi qui? Qualche giorno. Abbiamo un po' di cibo, però. Vieni. Mirtilli, ne abbiamo trovati un sacco. Ne vuoi un po'? No. Ehi, amico, rilassati, siamo al sicuro qui. Non siete scappati, perché? Aspettavamo il momento giusto. E? Vieni, dai un'occhiata qui. Sì. Guarda quei figli di puttana. Ah, loro stanno proprio tutti davanti. I giorni si radunano lì sotto e sorvegliano quel dannato ponte. Ma di notte rimangono in pochi di guardia. Dobbiamo provarci dopo il tramonto. Una volta andati, proviamo a passare. Può funzionare. No, funzionerà. Funzionerà di certo. Aspetta, aspetta, ne un altro. Guarda, wow. Sono bravo. Aspetta! Ai. Oh. Ferita da Mirtillo, eh. Vai, sprecate il tempo cibo. Che Sam non rideva così. Tanto, mica ci lei serve. Non sembra molto preoccupata. No, lei no. Dove stavate andando? Lei è tranquilla e fresca come ho una rosa. Ho sentito che le luci hanno la base verso ovest. C'è un rumore. Già. È divertente? È solo che ultimamente sembra che tutti facciano affidamento sulle luci. Già, magari c'è un motivo. Quindi non sai dove siano e lo stai trascinando per tutto il paese per trovarli. Sai che ti dico? Io mi preoccupo di mio fratello e tu della ragazzina. Ok. Tranquilla. Anche noi stiamo cercando le luci. Noi siamo qui. Ok. C'è una stazione radio militare abbandonata, subito fuori città. I sopravvissuti del nostro gruppo si incontreranno qui domani. Tu e lei potete venire con noi. Lui come lo sa? Partiamo stanotte. Allora faremo meglio a riposare. Sono troppo vecchio per ste cazzate. Dice che è ora di andare. E andiamo. Ci muoveremo in fretta, ok? Quindi tu resti attaccato a me come colla. Come colla. Come colla. Capito. Bene, bene. Ok. Pronti? Sì. Ok. Bene, stiamo vicini, ok? Certo. Ci hai già provato? Scusa. Sì. Rassicurante. Rilassati. Questo è il ponte che dobbiamo superare noi. Tu conosca la strada. Va bene, non credo sia come si chiamano? Dio. Beh, comunque non credo sia una rappresentazione del ponte sullo stretto. Questo gioco c'hanno la passione per spezzarsi il collo, eh. Dimmi tutto. Chi c'è? Ah, già. Cerchiamo di farli fuori senza fare troppo rumore. Eh sì, non ti preoccupare. Ehi, ti seguo. Ehi, bene. Come va? Cerco di restare al caldo.
Ok, uno tu, uno io. Tu andare. Abbiamo eliminato qualche infetto, ma nessun segno dei turisti. Io non ho coltelli da sprecare, mi dispiace. Presi, ok, andiamo. Eh sì. Dove? Esco. Minchia. Che mira del cazzo, signor. Ma lo prenda anche, per favore. Sparo io. Ma che ha visto? Che roba? Che non ha fatto niente. È morto? Si sarà addormentato. E io che devo fare? Devo arrivare lì? Toh, adesso. Aspetta, eccolo, laggiù. Chi? Ah, un altro cazzillo, ok. Fatto cagare lo stronzo. E dove devo andare dopo che arrivo lì io? Quelli sopra non... Cioè, se gli tiro la freccia a uno, l'altro se ne accorge instant, quindi... No? Oh, chi è? Sarà quello sopra che si sta... accorgendo di me. Però... Secondo me io posso salire da dietro di loro. Non è vero, perché dietro di loro c'è il muretto, quindi non posso passare. Vedi, qua non si passa. Ah, però qua sì. E non posso finché non ho finito con loro. Joel, c'è un tizio sul riflettore. Ma non mi dire. Cazzo, cazzo, non l'avevo visto. Che fa? Merda, ci hanno individuato. Trova qualcosa per nasconderti. Che cazzo vuoi che faccia? Io non posso... Ah sì, di qua. No, neanche di qua posso salire, zio. Fatti sotto! Ci siamo! Ah, oh, oh, stiamo calmi, eh? Ma non c'era tutta questa gente! Quello della luce... mentale per la riuscita di questo livello. Chi è? È finito? No. Dov'è sto scemo? No. Però poi si deve affrontare. Che panico. Togliti. Vabbè, senti. Bene, ce l'abbiamo fatta. Ma io, scusami, cioè non potevo farla stealth, quindi, questa situazione. O sono stronzo? Sì, sì, lo so, dammi un attimo. Mi toglie la cosa a schermo finché non lo faccio, quindi toh. Vediamo se posso farne altri. Uno. Harry, dammi una. Io capisco mano. Che qua avrebbe fatto veramente tanto rumore. Pronto. Quindi non potevo passare senza fare. Eccola. Ok,
Poi come minimo dobbiamo scappare dal blindato del cazzo che te ne frega, guarda. Ah no, perché... Aspetta, aspetta. Ehi, sono qua giù. Oh no. Centro. Davanti, andiamo. Ha fatto tutto lui. Tieni gli occhi aperti, non è ancora finita. Ti lancio. Ok, controlla. Ora, pa! Sparato. A posto, Sam, andiamo. Su, ragazzo, vai. Ci sei. Merda. Forza, forza. Io sapevo che dovevamo scappare dal blindato ora. Ne mo' so cazzi per noi. Mi dispiace. Andiamo. Cosa? No! Che stronzate! Ehi, ora! Ma affanculo, Harry! Bella, ciao. Ah, guarda. Meno male che il blindato non mi spara mentre sono impegnato con una saracinesca. Questi militari onesti. Come cazzo usciamo da qui? No, troppa roba mi sta dando adesso. Tutto sto. Se ci sono pure le munizioni mi preoccupo. Cavolo. Che cazzo. M'ha visto? Certo, avevo la torcia accesa. Mica è stronzo lui, no? E infatti. Proprio qui! Addio, scusa. Devo ricaricare. È lì. Ah, ecco. Pensavo si fosse dimenticata di avere una pistola. Capito. Che cazzo fai il giro? Te le do, eh! Cretino! Ok, stai tranquillo. State buoni! Ma vengono tutti a prendermi a pugni? Ah no, ok. Ah! Su, oh, scemo! Ah, ok. Pensavo avesse bisogno. Vediamo cosa troviamo. Dammi questo che è ancora intatto. Bel colpo. Brava. Fottuto stronzo. Mattoni. Niente che mi possa servire. Tu? Niente. Nulla. Devo uscire? Non credo. E invece sì. No. Oh, sì o no? Aspetta. Minchia, 10 pillole. Lasciale qua. Sì, signoria. Hai messo a tanto. Passiamoci sotto. Siamo al ponte. Però che cazzo, scusami. Ma come fa a saperlo? Oi, oi. Meno male che ha una mira di merda quello col blindato. Vedi che cazzo fai? Cazzo! Quanti colpi hai ancora? Ci uccideranno! Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo! No, no, è troppo alto, non sai nuotare. Ti aiuto a salire e corri di là. Merda! Dio! Mi terrai a galla! Ali! Non abbiamo tempo! Ali! È rincoglionita questa! Con l'acqua alta 20 centimetri a paura e nel fiume che è praticamente il Tevere, no? Ecco,
Ci siamo spaccati la spina dorsale per sempre. Come minimo ora siamo costretti in sedia a rotelle. Harry! È sveglio! È lo stronzo tu... qua. Siamo vivi. Okay. Visto? Che ti ha detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo fai? Tiragliele, no, tiragliele. Tutto okay. Stai indietro tu! Ehi. È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciati là fuori a morire. Io avrei già sperato. Era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro. Se è stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Ha salvato anche me. Saremmo annegati. Un bagnino questo ragazzo. Tranquillo, piccoletto, tutto ok. Ma ciò non toglie che ci aveva lasciati in balia della morte. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Sarete felici di non avermi ucciso. Ma... Ehi, cerchiamo. Io già me zona. Ne sono pentito. Vediamo cosa troviamo. Beh, è stato intenso. Ma dai, stai bene? Sì. Dov'è il ponte, scusami? Troviamo quella torre radio. Quanti chilometri abbiamo fatto? Ah, ok, là c'è la città. Ehi, magari in quella barca laggiù c'è qualcosa. Sì, tua sorella. Capito, Joel? Allunghiamo le gambine, cazzo. Tieni gli occhi aperti. Ci avevo già pensato. Ma non ho colpi. Però in questa sì. Allora, vediamo un po'. No. Un fumetto, è lì. È un fumetto, sì. Sì. Beh, quando è in acqua la questione è diversa. Che c'è qua sotto? Un gatto. Niente. Fai solo perdere del tempo. Dove stanno gli altri due ringoglioniti? Ah, posso continuare di qua io. Ciao. Scialuppina. Colpi. No, questo non mi interessa. Non si può andare di qua. Devo tornare indietro. Per un secondo ho pensato gli avresti sparato. Già, ci è mancato poco. Sono a posto. La voglia c'era. È una buona cosa averli in garage. Certo. Lo penso anch'io. Ma a quei tempi avevano tutti una barca. Ehi, Ellie. Mi sa che abbiamo trovato qualcosa. Andiamo a vedere cos'è. Scommetto che arriva fin dall'altra parte. Scommesse non è che dammi una mano con mi interessino più di okay, tanto. Forza, avrei voluto facciamo. Una certezza. No. Ok, dai ragazzi, via. Ok, andiamo. Dai, entrate. Okay. Ehi, fuori le torce. Per un cazzo. Ok. Qualcuno sta imparando finalmente. Sta di zona piena di infetti a me sta situazione qua, Siamo in quattro, devono cagare il cazzo proprio a me. Joel, dovremmo guardare di qua. Va bene, andiamo. Okay, guardiamo da questa parte. Non mi piace questo posto. Neanche a me. Non abbiamo una direzione.
Non credo che esista qualcuno a cui piacciono le fogne. Di là? Non posso aprire perché c'è la cazzata davanti. Infatti. Cazzata che ha le ruote, vorrei sottolineare. Quindi se io vado dall'altro lato, posso sostanzialmente spostare la cazzata. Però non posso spingere qua. È lì. Guarda qua. Se riesci ad aprirla, striscio dentro e sblocco la porta. Vai, vai. Oh, cavolo, che ratto enorme. Grazie. Minchia, 50 parti, me coglioni. Che vuoi? Beh, non lo so. Dovremmo vedere come vanno le cose. Ho capito che ha detto lei. Che qua era solo per recuperare questi oggetti. Ehi, di qua. Eh sì. Dammi un attimo. Qui. Ah, qua ora la scema non sa nuotare, quindi devo trovare. Possiamo qualche cazzata. Eh sì, aspetta però. La fai facile tu. Non c'è modo di arrivarci. Beh, io non so nuotare. E che cazzo? Allora siamo in due. Ce ne fosse uno di voi. Ok, Joel. Come attraversiamo? Dammi un attimo, sto ragionando. Allora, io sono stronzo, quindi non mi posso arrampicare mentre sono in acqua. È una specie di binario. Forse possiamo usarlo in qualche modo. Sì. Bravo. Guardate, un generatore. Bravissima. Altri suggerimenti utili? Una valvola. Incastrata. Come... Dall'altro lato non si può girare, no? No. Devo solo riprovarci. Figlio mio. Aspetta. Aspettate lì voi. Ok. Harry, fai una prova. Vai. Ok. Ci siamo. Sì, funziona. Buchino? Che ci sarà mai di qua? Nostro adesivo siamo pieni, anzi aspetta. Perfetto. Che palle.
però cioè, ho già trovato la soluzione per i due non nuotatori, quindi quella porta mi serve per forza? O è una zona che potrebbe darmi delle soddisfazioni e basta? O anche solo dei dispiaceri? Oh merda! Certo, se io mi muovo velocemente con il clicker se ne accorge, però tutto il casino che ho fatto per ammazzare questo non l'ha minimamente notato. Ok. Biglietto scambio, cibo, parti, 25, accenditi. Vabbè, alla fine non è che c'era chissà cosa di qua, va, me la potevo risparmiare. Cioè, le 25 parti in realtà mi fanno bello che comodo. Quindi, a posto, dai. Eh sì! È stato giorni, settimane, mesi in quel cazzo di ufficio, adesso... 2 minuti di tempo che perdo io mi viene a cagare il cazzo sto ragazzino. Andiamo Ellie. Salghi. Oh, ecco fatto. Astuto. Ah, non devo dovrete uscire da qui. Sì. Ok, vediamo se il generatore è ancora. Dove va? Oh. Tentar non nuoce. Grande! Sono stato abbandonato. Non ci credo, ha funzionato davvero. Bravi. Già, ma non portare sfiga. Dai, siete arrivati, cazzo. Che ripeto, tutto questo casino non era neanche necessario. Ah, ok, io sono... Vabbè. Dammi la mano. Che poteva tranquillamente mettere un piede qui su questa sporgenza e saliva. Loro due che sanno nuotare. Gli altri due che non sanno nuotare, uno alla volta sulla passerella di legno e via. Che cazzo è un elicottero? Dirlo sta porta, cazzi. Ci sarà ah no, aspetta. Oh. Invece. Trappola sonora. Una che? È una specie di allarme. Io non sento niente. Qualcuno no. Viveva qui. Ma non più, a quanto pare. Chi vivrebbe qui dentro? Qualcuno che credeva di poter tenere al sicuro un posto come questo. Ehi là! Bello! Come mai me l'ha dato? Shorty. Come vogliono. Cosa sei? Bombe potenziate. Ellie, non credo. Rilassati. Ehi Sam, stai tra quei pali laggiù. Ok. Pronto? Ok, vai. Pensi di startene lì? Sì. Anzi. Non gli posso bucare il pallone. Oh. Sì. Hai visto? Senza parlare. Sì. Sentito. Dove stanno? Ma di qua proseguo.
Aspetta, perché mi stanno seguendo? No, io volevo vedere completamente che cazzo c'era. Io pensavo che si proseguisse di qua. Calmi tutti. Ah, ma di qua non c'è una strada, cazzo. C'era niente proprio. Solo perso del tempo. Allora, qua è bassa. Attenzione! Ehi! Sta buono! Ma dove? Bravo, bravissimo. Ma scusami, ma... com'è finita? Lo stava menando lui. Vabbè, ormai è morto. Niente. Ma perché cazzo a una certa se la prendono con me? Beh, ora sappiamo che è successo a questa gente. Eh sì. Visto che c'era un clicker, direi che hanno fatto una brutta fine da tempo. Continuiamo ad avanzare. Speriamo solo che non ce ne siano altri. Lo so, è improbabile. Ah, di qua quindi non c'è niente. In teoria. No, di qua si prosegue perché gli stronzi mi stanno seguendo come giusto che sia. Se non ti levi dal cazzo. E allora di qua che c'è? Sto cazzo. Poverina. Mi sembrava qualcosa da raccogliere. Foglietto. Raccogli pioggia. Ok. C'è un cazzo qua. Altro tempo perso. Perfetto. Andiamo. Qui? Mi dire che è un'intera stanza vuota. Eh no. 10 parti. Ho capito. Però tra utilizzi il macete, mi sa che me lo tappo in culo. Sta cazzo di torcia. Andiamo va. Spingerti lassù. Magari c'è un'altra strada. Ok. Tac. Dove? Magari di qua. Sam, torna indietro! Sam! Ok. Sì, tutto ok. Sono stato io. Ho fatto scattare un cancello di sicurezza. Henry, proviamo a sollevarlo. Ciao, Lily. Che situazione. Vabbè, sì. Ora risolviamo. Cosa? Si risolve questa più cosa un cazzo. Si sposta. Andiamo fuori di qui. Sam, stagli vicino. Henry, cazzo, muoviamoci! E tu proteggilo! Via! Non posso sparare a... Ah, che bello! Ah, guarda! Io pensavo fosse uno solo, invece i problemi ne hanno pure... Ah, che bellezza! Guarda che bella vita che facciamo noi, Sam. Sì, andiamo. Sì, lo so. Ok, ragazzo. Cerchiamo di trovare una via d'uscita da qui. D'accordo? Che c'è? Cazzi suoi, non mi interessa. Oh no. Non sono più cazzi suoi così. Sono cazzi miei. Ma sta venendo da me? Pare di sì. Ciccio!
Siamo calmi. Dov'è? Questo non è un clicker, quindi... Neanche... Oddio! Ma mi sembrava il bambino! Togliti! Ma vaffanculo, va! Che cazzo! Aspetta che mi spacco l'arma. Ma porca troia. Signora. Un minuto. Prima o poi finiranno. O arrivano all'infinito. Non credo. Non mi sembra gioco da far arrivare all'infinito dei nemici. Però questi mi continuano a dare munizioni. Mamma che panico. Catroia. Chi è che sberla? Finito i colpi. Aspetta, ragioniamo. Oi oi, signora, però. Che cazzo. Suo marito non gli dice niente. Oh, parte. Ce l'hai fatta. Dobbiamo andare avanti. Tu stai bene? Sì. Certo, chi se l'è cagato a lui? Altre 10 parti. Stanno dando veramente tante parti. Mi sa che a breve mi potenzio come non mai. E questa cosa mi preoccupa veramente tanto. Anche perché mica ti fanno potenziare per fare i giri turistici. Vabbè, io sono passato a salutare, ma tra 10 minuti inizia la Formula 1. Ma che cazzo ci avete tutti con questa Formula 1, Dio mio? Comunque ok, senza problemi, tranquilla. Aha. Fogliettino, disegno da bambino. Guarda questo. Che cosa? Sembra un'aula. Eh sì, visto. Perché non l'hanno protetta? Eh beh. Vorrei saperlo anch'io. Di certo non meritavano tutto questo. Non lo sappiamo. Dovevano essere in tanti. Chi viveva qui, intendo. Sembra di sì. Attrezzi livello 3. Ma cazzo sono gli attrezzi livello 3? Non sapevo neanche che ci fossero quelli di livello 1. Farmaci. Allora, calmi tutti. Facciamo i conti. Noi arriviamo da qua. Io ho fatto tutto il giro. Sui di qua. Prendiamo caso che io vada qua. Lassù. Da pure. Cazzo, dai.
Dai. Bravo ragazzo. Ecco fatto. Bel lavoro, ragazzo. Oddio, Ellie. Andiamo. No. Sarà qualcun altro a caso in mezzo alle fogne. Joel, sono loro. Sam! Grazie al cielo. Continuiamo a correre. Quella parte è la Sam. La cazzo di torcia. E cambiamola sta luce. Ellie, allontanati dalla porta. Non credo che li tenga fermi. Tira fuori. Allora sbrigati. Sazzi, mica insultalo pure. Andiamo di sopra, forza. Vai, vai. Vedi che quando vuole Joel corre, che è una madonna. Ah. Oddio. Qua arriva quello grosso. O tanti infetti o quello grosso. Poco da dire. La porta è bloccata. Fammi scaletta. Posso uscire da quella finestra. Aprila dall'altro lato. Fai in fretta. Ehi, forza, Sam. Non devi restare qui. E tu? Starò bene. Forza, vai. Però aprite dall'altro lato, mica uscite e basta. Pronti? Ma in che senso? Ci siamo. Ma lui spara, sì? No, corre. Meno male che c'è l'evasore. Dio. Oddio, sono morto. Certo. Perché Harry deve sparare allo stronzo normale, non al clicker, okay. Vero? Scemo. Scusami un attimo. Ma così, Da dove vanno? Pagliaccio. Aspetta. E quanto devo ricaricare, madonna. Fucile della prima guerra mondiale. Deve mettere la polvere da sparo. Inserire il pallino in piombo. Prendere, mettere, spingere fino in fondo. Pulire la canna. Che cazzo. No, scoppia subito. Dov'è sto clicker? Vai! Vabbè. Qua sono. Posso essere stato stronzo io. Pronti? Ci siamo. Usiamo le ste molotov. Mica le devo tenere per le corde. Cosa ho capito, però tu che cazzo. Bravo. Dio mi. Sono fatti in amianto. Pronti? Loro. Ci siamo. Sì, sì. Esatto. Oh.
Ah, beh, ha preso fuoco. Poi. Aspetta. Allora, io sono preoccupato per altro, intanto. No, ce n'è un altro qua. Ah, ci hanno messo il loro tempo, mi fa piacere. Contento di sapere che non eravamo la loro priorità. Dammi un attimo, eh. Tanto ormai l'apocalisse l'abbiamo fatta. Colpi. No, vabbè, tengo questa. Andiamo. Che muoversi. Forza, andiamo. E loro? Ah, eccoli. Aria fresca. Guardate qui. Cos'è? Uno scherzo del cazzo? Grazie dell'avvertimento sull'altro lato. E dov'è questa torre? Ci siamo. Forza, andiamo. Mi fido. Ehi, come stai, piccoletto? C'è mancato un cazzo qua? Ah, sì. Stanno dando veramente tante parti. Preoccupante. Ma ne siamo usciti. Già. Cioè, magari lo stanno facendo solo per gentilezza, per carità. Ehi, guarda là. Che cazzo guardo? Già. Che ti avevo detto, si gira la visuale. Abbiamo il modo di arrivarci. Ma dove? Non vedo un cazzo. Tu come te la stai cavando? Ah, quella. Normale amministrazione. Quando ero con Anna, non ho fatto fare un paio di fatti tutta da sola. Non si sa mai, eh. Magari è così. Però effettivamente sono tante parti che ho trovato. Sicuramente ci sarà il casino. Non mi stanno dando tantissimi farmaci, eh? Però. No, in realtà minchia, ne ho già 55, altro che non me ne stanno dando. Maestro con i coltelli è salvarti quando viene afferrato da un clicker. Mi sa che è la prossima che do questa, aspetto i 75. Gli ha chiesto di portarmi dalle luci. Andate d'accordo, no? Sì, beh, ora lo comando a bacchetta. Ah, fa piacere. Affanculo. Lavandino no, in questo bagno. Si facevano solo la doccia. Coltello, benda. Non posso. Sta cazzo di visuale che gira solo a sinistra, guarda, un incubo. Vabbè, qua non c'è un cazzo. Vamonos. Oh, aspetta, c'è un seminterrato. Magari c'è un tavolo da lavoro per me. No. Allora che cazzo mi danno a fare tutte queste parti? Non riesco nemmeno a immaginarlo. Sì. Il tavolo da lavoro, lo vedo da qua.
Meglio starne alla larga. Questi non sono come quelli della zona. Sono feroci. Ma non pare. Bene. 219 ne ho, minchia. Allora, fondine le abbiamo. Dovrei potenziare possibilmente, dai, la velocità di ricarica del fucile da caccia, la capacità del caricatore. Gli mettiamo un mirino. Proiettile per fare i colpi sparati allora possono attraversare le corazze. Per ora evitiamo. Velocità di ricarica di questa. Capacità caricatore la aumentiamo. Poi sicuramente la velocità di ricarica di questo, perché è un incubo da ricaricare. La velocità di fuoco. La capacità caricatore. Rinculo non è un problema da quello che ho visto. Ti permette di tirare l'arma più rapidamente. Ah, ok, era l'arco. Portata. L'aumentiamo. E non possiamo più migliorare nulla per colpa di una parte mancante. Il mirino funziona. Che ne sai tu? Guardalo qua. Per aumentare lo zoom non c'è differenza. Cioè, che cos'è questo? Oh, è un camioncino dei gelati. Un camioncino dei gelati? Già, me l'ha detto Henry. Vendevano il gelato direttamente dal camion. Cosa? È vero. Questo affare metteva una musichetta inquietante a tutto volume. Ah. I ragazzini uscivano di casa per comprare il gelato. State prendendo per il culo? No, sono serio. Cavolo, erano tempi strani. Te l'avevo detto. No. Ok. Qua aspettiamo altri 20 farm, ci abbiamo detto. Si passa di qua per evitare i cani. Vediamo un po'. Campanello? No. Mi sembrava la parte, stavo già tornando indietro. Fammi controllare sopra. Togliti. Munizioni. Perfetto. Niente di niente. Ok. No, di qua da dove arrivo. No, ci sono le parti qui. Torno indietro un attimo. Che me ne mancava proprio una per potenziarmi a qualcos'altro. Rosico. Sembra l'ideale per lavorare. Sì. E potenziamo. No, la velocità di ricarica dello shorty. Ecco, a posto. Andrà bene. Ora che abbiamo potenziato qualunque cosa, andiamo. Cazzo di paura. Vamonos, va. Dov'è Sam? Dov'è Harry? Coperture. Infatti. Guarda tu. Cazzo. Hai visto da dove va? Veniva dalla strada. Ok. Voi state qui. No. Prima che protestiate, ho bisogno che lo teniate occupato. Io faccio il giro e vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Ehi. Attenzione. No. Ah.
Vado. Come muovetevi? Ma quanti sono? Scavalca, cazzo. Se sei stronzo. Meno male che loro lo dovevano tenere occupato. Questo spara solo a me. Salvarvi. Ah. Rotto il cazzo. Oddio, abbassati. Ehi! Dove cazzo arriva sto stronzo? Dove credi di andare? Lasciamo a parte. Bravi, nascondetevi in casa, magari vi salvate. Ho capito, ma quelli non mi devono tenere occupato il cecchino. Stanno facendo un cazzo. Sparami. Ah, sta sparando in un altro punto. Vedo ancora i vostri muri. Oh, scemo. Il vostro amichetto. Vi vedo. Ora mi prende. No, incredibile. Che culo. Dai, sta cazzo di visuale. Niente, oh, non la posso girare a destra. Dio mio. Ma tu vuoi vedere che io mi prendo veramente il vizio di giocare qualunque cosa con mouse e tastiera? Chi è? Circondiamolo. Dove volete andare, eh? Dove? Circondiamolo cosa? Madonna. Allora. Ma vedi tu. Vediamo se c'è qualcosa. No, 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 no. Dove credi di andare? Scusa, volevo controllare se avessero munizioni. Ah, sei... Scemo. Ma vedi tu. Sto coglione. Se ha dato la parola di scout, mi fido. Cinque farmaci, ce ne mancano 15. Posso passare da... no, perché devo uscire. Prendetelo, ragazzi! Oi, oi, oi. Prendetelo, ragazzi, chi? Dove siete finiti, brutto? Ah, cornuto. No, beh. Prendetelo, ragazzi! Pensavo avesse finito di curarsi. Ah, ma adesso ho due colpi. Spara. No. Nel culo però. Sei morto. Ho capito. La Madonna. Aspetta, forse ho capito il giro che vuole che io faccia.
ero andato a fare dosha. Forse ho capito il giro che vuole che io faccia. Okay. Prendetelo, ragazzi! Ah! Prendetelo, ragazzi! Oh, prendetelo, ragazzi! È dietro l'auto! Ah, no, prendi. Aiuto! Ah! Stronzo, tu e chi t'ha partorito pure! Nell'edificio bruciato! Ma da qua io non lo... Sì, ciao! Ciao! Ehi, dove siete? Dalla mia prospettiva c'è soltanto un fucile. Ok, è inutile. Cosa sei? Dove volete andare, eh? Dove? Aspetta un attimo, ma tu come lo fai? Prendetelo, ragazzi! Ho capito. Di che cosa è fatto quell'uomo? Sei morto, bastardo. Vai a vedere i vostri musetti. Non posso più farmi i medikit. Ehi. Che ne manca ancora. Prendetelo, uno. Ragazzi. Abbiamo un problema. Au. Dammi un attimo. Ah, bene, perfetto. Dove volevi andare? Prendetelo, ragazzi! Ma dov'è? Non lo vedo. Se quello... Dove volete andare? No, 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 aspetta. Dammi un attimino, va. Non ho più vita, non ho cose per curarmi. Forse qua. Cazzo. Cos'è che mi manca per curarmi? L'alcol, mannaggia la miseria. Questo cazzo di alcol. Oggi alle 5, veramente in realtà oggi alle 5 me ne andavo su Rainbow con Jerry che non ci gioca da 100 anni. Però se non c'è, con molto piacere, così iniziamo sto benedetto The Quarry. Ma non c'è! Mi ha mentito. Dai, eccolo! Oh, beh, menalo. No. Che cazzo. E non si può fare sta vita, eh. Meno male che sono tutti pessimi a mirare di là. Poi? No. Mi perdoni, avvocato. Hanno colpito quello là mentre scendeva, mi sa. Porca puttana.
Serve un terzo super... Sì, no, no, ma tanto... Ops. Tanto facciamo le libere, quindi se ti vuoi unire, perché allora... sì, allora. Lui ancora con questo account non ha... Cioè, sarà a livello 6, forse. Quindi gli sto rispiegando un po' tutte cose, gli sto dicendo un po' più o meno gli operatori, quale potrebbe essere adatto a lui e cose, cazzi e mazzi, perché ancora non ha manco le non classificate sbloccate. Quindi... Come direbbe qualcuno di nostra conoscenza, gli sto facendo cuoci. Tantissimo tempo fa era con lui che giocavo a Rainbow su Play. Giocavamo lui con Montagni e io con Blackbird dietro di lui. Cosa sta succedendo? Si è rotto tutto. Allora, là ce n'è uno. L'ho mancato, sono un pro. Ma l'ho mancato apposta, No. Magari non stiamo... Dai, non posso andare a destra. Cioè, non vorrei stare zoomato perché vorrei vedere tutti quelli che si avvicinano. Perché metti che si avvicina uno da sinistra, io non lo vedo. Sti due scemi sono morti, capi? Tre scemi. Tipo lui. Ho colpito che ha fatto le scintille. Che puttana. Dimmi tutto. Forza ragazzi. Ah, minchia, avevo premuto il grilletto convinto io. Ehi. Scemo pagliaccio. Merda. L'ho missato. Posso? No. Minchia il blindato. Ma che tuoi coglioni. L'ho notato. L'ho notato. Coraggio Harry. Pensavi di sfuggirci? Sì, abbiamo visto. Tovao. Non c'è gente a sinistra, vero? No. Porca puttana. No. Basta, dalla prossima inizio a giocare pure questo mouse e tastiera, ho deciso. Ma non posso proprio muovere la levetta, mi fa impazzire a me sta cosa. Oh. Non posso neanche dire, sai, sparo lì in mezzo. Zio, che cazzo faccio? La perfezione. Cazzo! Oh, che succede? Tosta. Stai bene? Sì, tutto ok. Grazie, Joel. Figurati. Guarda qua. Ah, bene, ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo muoverci. Bene. Sam! Ho capito. Non ti puoi distrarre due secondi, eh. Stai bene? Sì, 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 di lusso. Sto bene. Sicuro? Ho detto che sto bene. Forza, dai!
Non l'ho mai visto. Muoviamoci. Stare meglio. Dove stanno? No, ho sparato per sbaglio, cazzo. Dove stanno? No. Oi. Ho capito, un fucile, cioè non una minigun. Oh, santo cielo. Io me lo sarei portato, comunque, quello. Stai bene? Sono ancora qui. Siete feriti? No, tutto ok. Ok, prima di lasciare questo posto. Andiamo. Su, forza. Bravissimo Joel, che è riuscito a individuare l'asse. Ma smettila, dai. L'asse rotta. No, sono serio. Un carpentiere. Era il compleanno di Tom. Tutto quello che voleva fare era affittare due Harley e attraversare il paese. Ah, amico, morirei felice se potessi fare anche solo il giro del palazzo. E com'era? Era bella, molto bella. Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli. Descrivila. Sapete cosa? Voi due avete bisogno di privacy. No, no, Ellie. Senti, non si tratta di una moto qualunque, ok? Quando sali su quel bolide, senti il motore. È indescrivibile. Ah, sì? E come lo sai? L'ho visto nei miei sogni. Brum, 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 brum. Ok. Credo che non verrà nessuno del nostro gruppo. Già. E ora la parte più difficile. Spiegarlo a Sam. Beh, si può dire che quei due hanno fatto amicizia. Tu che fai? Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi. Capisco. Mica poco. E come siamo messi a pesche sciroppate? Ti ha mandato Henry? No. Perché avrebbe dovuto? Per controllare che non faccia cazzate. Direi che ce la siamo cavata bene oggi. Soprattutto tu. La faccia di uno che fa cazzate ce l'ha, E va tutto bene? Certo. Sì, tutto a posto. Ok. Allora, buonanotte. Come fai a non avere mai paura? Chi dice che non ce l'ho? Cosa ti spaventa? Vediamo. Gli scorpioni sono spaventosi. Rimanere da sola. Ho paura di restare sola. E tu invece? Quei cosi là fuori. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Ho paura che succeda anche a me. Ok. Per prima cosa, siamo una squadra, ok? E ci aiuteremo. E poi... potrebbero sembrare persone, ma quello che erano non è più lì dentro. Harry dice che hanno voltato pagina. Che sono con le loro famiglie. Come in paradiso. Credi che sia così? Un po' sì e un po' no. Intanto, mi piacerebbe crederci. Ma non ci credi? No, non proprio. Già, nemmeno io. Oh,
Con questi discorsi seri quasi dimenticavo. Tieni. Se non sa che esiste, non può portarlo via. Giusto. Ok, sono esausta. Ci vediamo domani. Affanculo. E noi che te l'abbiamo pure portato. Visto, qua intanto hanno fatto un bel sughetto per colazione. Per pranzo. Cavolo, è buon profumo. Buongiorno. Dov'è Sam? L'ho lasciato dormire per una volta. Beh, se vuoi che ci raggiunga, puoi andare a svegliarlo. Ok. Sam? Sam! Oh, che diavolo! Merda, si trasforma! È mio fratello, cazzo! Fanculo! Merda! Ellie, stai bene? Oh mio Dio! Sam! Oh no! Sam! Ellie, stai qui! Harry, che cosa hai fatto? Ora dammi quella pistola, ok? Ok, piano. È colpa tua! Non è colpa di nessuno, Harry! È tutta colpa tua! Harry, no! Oh mio Dio! Significa che siamo nei pressi della città di Jackson, giusto? Dovrebbero trovarsi a poche miglia da qui. Sei pronto a vedere il caro fratellone? Sono solo pronto ad arrivarci. Siamo pure cambiati nel mento. Non so cosa provo. Un coniglio. Secondo voi si possono ammazzare i conigli? Devo fare la prova appena posso. Scoiattolo. Minchia. E questa messa qui col rischio di non essere vista. È il diavolo. Pista morta. Seguiamo il fiume. Ci porterà diretti da Tommy. Ah, ok, quindi devo scendere. Cosa è successo tra voi due? Che vuoi dire? Tra te e Tom. Non siete insieme, significa che è successo qualcosa. Abbiamo avuto una specie di discussione. Lo sapevo. Riguardo a cosa? Tommy vedeva il mondo in un modo, io in un altro. Ed è per questo che sono unito alle luci. Sì, la tua amica Marlene gli ha dato speranza. Questo lo ha tenuto occupato per un po', ma alla fine ha lasciato quella strada. È tipico di Tommy. Com'è andata? Credo che le ultime parole che mi ha detto siano state: non voglio più rivedere quel tuo schifo di faccia. Wow. Ma ci aiuterà? Lo scopriremo presto. Beh, è mio fratello, cazzo. Senza il tuo aiuto, raggiungeremo quel posto. Andiamo avanti. Di qua? Ho messo che era solo un altro modo per scendere. Eccoci. Wow, cos'è? Quella lì è una centrale idroelettrica. Una centrale idro cosa? Usa
Usa l'acqua del fiume e la trasforma in elettricità. E come fa? Senti, so cos'è, ma non come funziona. Ok. E come facciamo ad attraversarla? Ora vediamo. Una cazzata me la invento. Ti basta? Con questa siamo a metà. Se riusciamo a sollevare l'altra, passeremo. Bravissima. Vedo che qua al detective non sfugge proprio niente. Va bene. Minchia, 50 parti di nuovo. Allunga le mani. Allora, costruiamo, craftiamo un po' di roba, così ci liberiamo anche gli spazi per le cose che troveremo più avanti. Questa qua non posso, non posso perché sono pieno. 70, me ne mancano altri 5 per maestro di coltelli. Ok, tac. Questa non si può ricaricare, questa è carica, questa è da ricaricare. Ok, è lì. Dove vai? Se entro in acqua vengo portato via malamente, quindi non se ne parla. Non mi dire che devo entrare in acqua. Ma scusami, sono l'uomo più resistente del mondo alla corrente acquatica. Troverò qualcosa. Tienti forte. Sì, tipo sto cazzo. Magari sott'acqua? Oddio. E qua? C'è un gazzo. Anzi, sto morendo io annegato. Ah, eccolo. E come funziona? Allora, mi sembra che io debba tirar fuori da là quello. Che è la stessa cosa che abbiamo sempre utilizzato per far attraversare lei. E infatti, eccoci qua. Come fanno a non andare via? Ora devi... Lo so, devo salire sulla piattaforma. Fai con calma. Aspetta, devo girare per forza a sinistra, Ellie, perché il visuale è spettacolare. Ai, scusatemi. Dai, girala. Brava ragazza. Sì. Scendo di qua? Sembrava che io dovessi continuare su. Ah, guarda qua. Che sei tu? Ah, ok. Mi perdoni, signorina. Non dovrebbe essere così piccola. Ho scordato di mettergli quello stupido robot sulla tomba. Cosa me ne faccio? Cosa? Voglio parlarne. No. Perché no? Quante volte ne dobbiamo parlare? Succedono delle cose e noi andiamo avanti. Solo che... Ora basta.
Hai ragione. Scusa. Andiamo da Tommy. Lasciamo perdere. Di qua si sale. C'è un pochetto di esplorazione qua. Lo so, anch'io. Giuro che sarà il prossimo scoiattolo. Superiamo questo punto, poi cercheremo del cibo. Entriamo? Dove? Non si può fare il giro. Dobbiamo attraversare la centrale. Perché? Scusami. Non mi sembrava così necessario. Attraversiamo la centrale. Come entriamo? Di qua. Non azzardarti a prendere l'arma e dia alla ragazza di buttare la sua. Ellie. Dai, fa come dice. Ok. Ditemi che vi siete persi. Perché non ho l'arma in spalla? Non sapevamo che il posto fosse occupato. Stiamo solo cercando di andare oltre. Oltre dove? Sono a posto. Cosa? Li conosci? Conosco lui. È quello stronzo di mio fratello. Tommy. Tommy. Porca troia. Come stai, fratellino? Cristo santo. Già. Fatti guardare. Cazzo, se sei vecchio. Succederà anche a te prima o poi. Questa è Maria. Trattala bene, lei gestisce le cose qui. Ciccio, ma come lo tieni? Signora, grazie per non avermi sparato. Sarebbe stato imbarazzante, visto che sei mio cognato. Beh, prima o poi ci caschiamo tutti, no? Ellie, giusto? Sì. Cosa vi porta qui? È una lunga storia. Perché non parliamo dentro? Sì. Sarebbe bello. Hai fame? Sto morendo. Falso allarme! Sono amici. Ci hanno attaccati. Ci sono molti banditi in quest'area. È stato tranquillo per qualche giorno. Cosa diavolo ci fai qui? Pensavo che fossi a Jackson. Sto cercando di riattivare la centrale. L'avevamo fatta ripartire, ma una delle turbine è andata. I cavalli. Abbiamo l'elettricità, Joel. O meglio, avevamo. La rimetteremo in moto. Incredibile. Avete dei cavalli? Ne abbiamo un sacco. Ehi, Tommy, dammi una mano qui! Scusate, torno subito. Dai, vai. Posso? Sì, certo. Gli piace se gli tocchi le orecchie. Mai cavalcato uno? Veramente sì. Quando sei andata a cavallo? Winston, un soldato, mi ha insegnato. Dopo possiamo fare un giro con lui. Sarebbe bello. Noi puntiamo al culo perché è la parte migliore. Eccomi. Grazie, Tommy. Figurati. Bene, continuiamo il giro. Vabbè. Earl, sì? Che fai qui? Non dovevi tornare indietro stamattina? Aspetto che Hauser e i ragazzi mi diano il cambio. Non c'è problema, vai a casa dalla tua famiglia. È solo per un paio d'ore, resisto. Bene, beh, vacci piano. Voi non venite? Apro io? Ah, Maria? Dimmi. Qui sala di controllo, Steve sta per riavviare, vuoi venire a controllare? Io mangio con Ellie. Tocca comunque a me. Vado, vengo con te. Vai con Maria e mangia qualcosa. Joel. Dai, Ellie, lasciamo andare i ragazzi. Sto mandando Tommy, aspettate. Dai. Finora ha detto che stava morendo di fame. Sarà la sesta volta che cercano di riattivare le turbine. Siamo qui solo da una settimana, ma sembra una vita. Ho qualcosa per te. Ciao.
L'anno scorso sono andato a casa, in Texas. La nostra roba era stata tutta rubata. Quasi tutta. Che mi dai? Ecco. È consumata, ma è ancora bella. No, grazie. Sicuro, cioè... Ho detto no. Ok. La conservo per te. Tommy... Ho bisogno di parlarti. In privato. Sì, ok. Fammi controllare i ragazzi. Forza. Andiamo. Che cazzo sti 360 che mi fa la visuale sono un incubo. Non so cosa hai sentito dire, ma dovresti vedere la città. Siamo più di 20 famiglie ora. Ah, che bello. Maria però, e suo padre hanno fondato questo posto per renderlo autonomo. Ci sto facendo cadere, porca troia. Ricordi che pensavamo che fosse impossibile vivere così? Hai bisogno? Lascia perdere, quella turbina è andata. Ci penso io, ci ho dedicato troppo tempo per mollare. Come fate a difendervi? Gli adulti fanno la guardia lungo il perimetro. C'è anche un recinto elettrificato quando la centrale è in funzione. Dovete ancora occuparvi degli infetti, però. Chi non deve? Perché ho una bottiglia? Cioè, perché posso prenderle? Forse non deve essere così. Parli come Marlene. Questi due geni riattiveranno la centrale. Vai, spiegami tutto. Forse stavolta ci siamo. Aspetta. Non ci credi? Io non ho detto niente. Scommetto che funziona. Certo, fai anche i coltelli la cui durata al massimo non si spezzano se usati per sfuggire alla presa di un flicker. Ah. Questo mi consente di usarli praticamente ogni volta che voglio sfuggire un flicker senza che si consumino. Mica male. Ok, bene. Avanza, lentamente. Bene, va bene. Tommy è arrivato, siamo pronti? Dammi un secondo. Ok, pronti. Perfetto, avanti, siete vai. Bravissimi. Numeri uno. E vai. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ma siete dei mastri. Bravi. Ottimo lavoro, ragazzi. Qualcuno pensi a dare a Maria la buona notizia? Se ne accorgerà che c'è la luce da qualche parte, no? A meno che non sia completamente rincoglionita. Mi devi 2 milioni di dollari. Ok, Joel. Andiamo a parlare. Wow, andiamo a parlare. Apri tu. Poi a casa tua farai anche tu le cose, no? Ecco. Parliamo. Un bel gruppo qui. È gente a posto. Qui hanno una seconda possibilità. Qui l'abbiamo tutti. Perché hai lasciato Boston? Sono finito in una bella avventura, fratellino. Suppongo c'entri qualcosa la ragazzina. No. C'entra del tutto quella ragazzina. Beh, racconta allora. È immune. Immune a cosa? A sto cazzo. L'ho vista, lo so, l'ho vista respirare tante spore da battere 20 uomini. Ma niente. Neanch'io ci avrei creduto. Ma posso dimostrarlo. Va bene. Ci credo. Ma perché proprio qui? Dovevo consegnarla alle luci. Ma visto che quelli sono i tuoi uomini, Dio. Potresti finire tu il lavoro e tenerti i soldi. Non vedo una luce da anni. Ma sai dove sono? Non ti chiedo molto, Tommy. Mi serve solo qualche pezzo per continuare sulla mia strada. Cosa ti fa pensare che lo farei per te? Questo non è per me, Tommy. È per la tua maledetta causa. La mia causa è la mia famiglia, ora.
E quello che mi chiedi non è una cazzo di passeggiata. Cristo, dai. Chiedi a Maria di farlo fare a qualcuno dei tuoi Anche nuovi amici. Anche loro hanno una famiglia. Tommy, ne ho bisogno. Ti servono i pezzi. Ok. Ma non mi prenderò in carico la ragazzina. È così che vuoi ripagarmi, eh? Ripagarti? Per tutti gli anni in cui mi sono preso cura di noi. Preso cura? È questo che credi? Quegli anni non mi hanno portato altro che incubi. Tu sei sopravvissuto grazie a me. Ne è valsa la pena? Ti porto la cura per l'umanità intera e tu reciti la parte del fratellino che frigna. Non siamo più a Boston. Se mi metti di nuovo le mani addosso, non farai una bella fine. Che cazzo succede? Ci stanno attaccando. E che dopo io... Ti ricordi ancora come si uccide, vero? Sì. E non si può vivere in pace, però, in questo posto. Non lasciamoli entrare nell'edificio! No! Poverino, Mastro Antonio. Ah! Magari non uso questa. Ah. A posto. Ah, finito i colpi, aspetta. Bisogna un attimo. E che palle. C'ho qualcosa di carico. No. Vabbè, non mi stanno rilasciando colpi, poi... Porca... Ah, Tommy! Che palle! Tu e il tuo posto di merda! Che centrale della minchia! Avete visto qualcosa? Li vediamo! Andiamo al ponte! Tommy, dei banditi entrano nell'edificio! Potete uscire di lì! Siamo in trappola! Veniamo a prendervi, restate... Ellie, nasconditi! Maria, merda! Oh, mia! Aspetta, quanti siete? Sì, guarda che bella la mia visuale. E aumentiamo il caricatore poi appena possiamo. No, volevo ricaricare, cazzo. Quello... che corre in avanti mi sa tanto di nemico corpo a corpo. Dov'è l'altro? L'hanno ucciso. Il cazzo hanno ucciso, il cazzo. Au. Chi è? Si dovrà riaffacciare. Dai, non sto premendo niente. Il duca in cenere. Guardate il timing. Aiai. Ma dove stanno sti cazzo di nemici? Ma fammi quel cervello, figlio di troia. Ah. Colpi per me no, eh? Ma è nemico. Due coglioni.
E sta cazzo di cosa. Eccoli quei figli di puttana. Colpi. Oh. Raggiungiamo le ragazze. Dietro di te. Joel, fai quello che devi. Andiamo un attimo. Ora facciamo. Nemico? Cos'è stato? Che cazzo però. Sono tutti morti. Tommy. Maria. Ah, ciao. Sto bene. La ragazza che mi davo allora. Ah, benissimo. Dov'è? Mancato davvero un niente. Bella bella. Tutto ok? Sì, sto bene, sto bene. Oddio. Arrivavano da tutte le parti. Poi Maria ha detto dobbiamo scappare. Ehi, ci siamo tuffati dietro. Senti, i tavoli. È un tipo enorme. Piano, piano. Ascolta. Ehi, ehi. Sei ferita? No. Porca troia. Ti devo parlare. Assolutamente no. Digli di trovarsi qualcun altro. Non puoi lasciarmi in questa situazione. Hai idea di quanti uomini abbiamo perso oggi? Che sta succedendo? Ho capito, mica li hanno persi per colpa mia. Che cazzo vuoi? Stai più attenta. Cioè, quando sono arrivato io mi hanno buttato il fucile in 70. Questi sono entrati senza problemi. Ti ha detto dov'è il laboratorio? E ne parliamo dopo. Dopo. Certo. Una cazzata e divento anch'io una di quelle vedove, ok? Io devo farlo. Non so cos'altro dire. Bene. Maria. Maria. Maria, Maria. Tu. Piccolo sarà pezzo colpa di... tua. Dovesse succedergli qualsiasi cosa. Ti è riconoscente, sai? Sì, lo so. Metterò la tua ragazzina alle luci. Non devi preoccuparti. È meglio per tutti. Forse stavolta potrebbe andar bene. Devo parlare con Ellie. Ripeti, non ti ho sentito. Joel! Cosa, che c'è? La tua ragazzina ha preso un cavallo ed è scappata. Però che palle! L'ho appena vista cavalcare via. Torna dentro. Aiuta gli altri a pulire. Ok. State attenti. Vamonos. Ecco. Sì. Vedi le tracce? Forza. Il mio cavallo va con troppa calma, Tommy. È rotto. Non cammina bene. Può essere andata lontano. Beh, mia, si è fatto un po' malino. Ragazzi, il cavallo. Si comporta spesso. Praticamente così. Salta e viene trascinato in avanti. Cosa sta succedendo? Beh, ci sta, dai. Non è questo che cambierà la bellezza del gioco. Anche se mi fa male a guardarlo. Non è andata di qui. Ellie, che ti è venuto in mente?
Meno male che hanno messo questo momento cavallo, perché sennò non potevo vivere. Altre impronte. Dov'è indicato? Scusami, io le vedo palesemente che scendono le impronte. Ma per culato. Qua in effetti non ci sono. Almeno non le vedo. Tommy, porca troia. Tommy. Già che io non posso girare la visuale, tu mi complichi la vita. Eccole qua. Hey, ai ai ai, il trappolone. Quanti ne vedi? Cazzo, sono troppi. Ma non è vero, non ne vedo manco uno. Ah, eccolo. Fai il giro, ti copro. Sei morto, bastardo. Tanto ti calmi. Capisco che sei arrabbiato, ma piano con le parole. Oi oi oi. E basta un po'. Devi bruciare, strutto. Non riesco a spostare il mirino a sinistra per motivi a me ignoti. Alzati, dai. Cosa fai? Spari da... Alzati. È morto? No. Guardami le spalle. Chi è? Porco... Ti ho preso. Ah, fatto la cazzata. Non l'ho neanche visto. Continua. Perdonatemi, ero distratto. Non riesco a ricaricare. Vabbè, visto che ci vuole mezz'oretta. Sì, ho capito. È morto? Con un colpo sul gomito? Dico, non... Non mi dispiace, però, sai, delle volte ho colpito in faccia senza risultati. Merda. Ah, niente. Ah, meno male. Controllo questa zona. Controllate di là. E quando scoppia? Bene. Che schifo. Oi 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 oi. Ma chi è questo? Ah, Tommy. Che giri fa? Ma che cosa sto vedendo? Ma dove va? Ma... Dai, vediamo che sai fare. Figlio di... Dammi un attimo. Stavo guardando un attimo che ore fossero. E che cazzo. Colpo sul gomito e muoiono. Due nel petto. Se ne sbattono il cazzo. È morto quello lassù, quel cecchino? Troverò. Certo.
non ho dubbi. È sceso? Sto coglione? Dove è andato? Dai, dove cazzo è? Fa solo perdere del tempo, ora l'ultimo. Ah, questo è Tommy. Sto scemo. È Tommy, dai. Non ce ne sono altri. È rovinato tutto. Va bene ragazzi, sperando che poi non io non debba rifarmi questa zona, salviamo la partita. Le nostre due orette le abbiamo fatte, noi ci rivediamo questa sera su Dark Souls 3. Aspettate che salvo i dati. Ok. Noi ci rivediamo questa sera su Dark Souls 3. Grazie a tutti quanti per essere passati. Grazie mille del supporto. Scusatemi, un po' di rantellino alla gola. Per chi si fosse perso le puntate precedenti di The Last of Us, se le può andare a recuperare tranquillamente sul mio canale YouTube, CheckTTP. Grazie mille, sciagari, sciagari, sciagari.